Alfo, ma è questa l'ora di arrivare? Sei in ritardo? Lo so, scusa, ma sai, questa Macan GTS è veloce, quindi sarei potuto arrivare puntuale. Però me la son presa un po' più larga per divertirmi un po'. Come va? Ma allora, ti dirò, l'ho usata per circa 800 km tra autostrada, città, eccetera, ed è la macchina risolutiva, sarebbe la macchina aziendale perfetta di ruote in pista, è pure rossa. Wow, effettivamente potremmo chiedergliela. Senti, i consumi? Consumi onesti, poi è chiaro che se ti cominci a divertire sulle curve e ti puoi divertire tanto con questa, beh allora salgono un pochino, però ci sta, è una Porsche dopo tutto. GTS, Gran Turismo Sport, adesso me la fai usare un po' anche a me? Vabbè, per questa volta. Divertiti! Rosso Ferrari? No! Rosso Porsche, e in questo caso la casa tedesca ha deciso però di giocarsela sui contrasti tra il rosso e il nero. Nero come la calandra anteriore che ospita il radar di prossimità, l'Adaptive Cruise Control per seguire il veicolo che ci precede, sempre che ce ne sia uno davanti, e poi ospita anche la telecamera dedicata alle manovre di parcheggio. Nero anche l'interno dei gruppi ottici, i fari a LED con i quattro punti luce caratteristici di Porsche, nere anche le cornici dei fari di posizione, neri i cerchi in lega che ospitano grandi pneumatici 265/40/21, neri i supporti degli specchietti, la banda laterale di protezione delle portiere, le cornici dei vetri, nero anche il grande tetto apribile panoramico e nero infine l'estrattore d'aria che troviamo al posteriore, dove vediamo che anche la fascia dei fari che sono collegati, dei fanali dietro, hanno un gioco tra argento e nero. Questa è la Macan GTS. Il gioco cromatico del nero e rosso continua anche all'interno dell'abitacolo. Una plancia decisamente premium, tutta in pelle nera con delle cuciture rosse, il volante ricoperto in alcantara, i sedili in pelle alcantara con cuciture rosse anche loro, tutto il cielo poi torna ad essere nero, il rosso lo vediamo anche nel contagiri, per cui contagiri centrale tra gli strumenti, analogico come una volta che arriva sino a 8000 giri, è totalmente rosso, mentre poi di fianco abbiamo nero il contachilometri con un fondo scala a 280 e nero il display di destra multifunzionale. Vediamo poi il nero e il rosso anche nelle cuciture laterali sulla pelle che riveste il pannello portiera, l'alcantara della maniglia e infine rossa è anche la cintura di sicurezza. Questa è proprio una delle particolarità della Porsche Macan, il cofano si alza lasciando vuoto, libero lo spazio dei proiettori che invece rimangono fissi. Noi abbiamo aperto il cofano perché dobbiamo per forza guardare bene questo potente motore. Eccolo qui, il motore della Macan GTS è tutto nuovo, un 6 cilindri AV da 2.9 litri che è in grado di sviluppare una potenza massima di 380 cavalli e una coppia massima che arriva a toccare i 520 Nm. Lunga 4,68 m, largo 1,92 m, alto 1,60 m, con un passo di 2,80 m, ha un peso in ordine di marcia di 1910 kg. Di solito le dimensioni si guardano per capire come una Porsche può ballare tra le curve, ma in questo caso, cosa che di raro si fa su una Porsche, guardiamo anche il baule, un baule che è in grado di ospitare le valigie anche per 5 occupanti, che d'altra parte possono trovare spazio comodamente all'interno di questa Macan. Insomma, una Porsche che va bene anche per le famiglie. Si schiaccia questo pulsante, pedale sul freno schiacciato fino in fondo. Pedale del gas giù tutto, launch control attivato.
Una delle cose che piace di più, senz'altro, di questa Macan è il sound di questo 6 cilindri benzina biturbo, specialmente quando si aprono gli scarichi. Questa macchina è un po' come Dr. Jekyll e Mr. Hyde, cioè può essere un tranquillo SUV di famiglia o in alternativa diventare un'auto molto più sportiva e divertente. Questa trasformazione avviene tramite una rotellina che si trova sullo sterzo sotto la razza di destra, e tramite questa rotellina ci sono quattro modalità: la modalità Sport, la modalità Sport Plus, la modalità Individual, e a quel punto si può direttamente personalizzare, e quella normale. Se la lasciamo in normale, è decisamente comoda, confortevole, ben insonorizzata, va bene per i viaggi e da usare tutti i giorni, un'auto che non affatica per nulla. Se la mettiamo in Sport Plus, allora cambia la musica. Tutto questo ha un prezzo: Macan GTS parte da 82.000 euro, e non sono pochi, e possono salire, e anche di molto, con gli optional. Ma si sa, la libidine è la libidine, e quando uno ha a che fare con un giocattolo del genere è difficile rinunciare alle molteplici personalizzazioni che consentono davvero di cucirsela addosso. E siamo arrivati a Monza perché volevamo portarla in pista questa Macan GTS. I numeri ci sono: 261 km/h di velocità massima, 0-100 in soli 4 secondi e 9. Ma purtroppo la pista è chiusa, e allora questa bellissima Macan, che parte come prezzo da 82.000 euro, la useremo per andare a mangiare qualcosa.